parlo con i ringraziamenti d'ufficio e anche con una brevissima allusione, non tanto per qualificarmi, ma perché di fatto io non sono medico, sono chimico-fisico e biofisico, e il mio ambito di ricerca e di docenza non riguarda l'oncologia, quindi io mi sono, diciamo così, per motivi accidentali, appunto neanche fortuiti, imbattuto nella singolare e molto affascinante storia che oggi vi racconterò un po' come una storia, facendo necessariamente anche dei riferimenti scientifici. Al dottor Ferrari, che come vedremo ha lavorato per più di 30 anni in silenzio, partendo da delle intuizioni sorprendenti per l'epoca in cui sono avvenute, quindi percorrendo i tempi, e il mio ruolo è stato quello sostanzialmente, insieme a il professor Lenzi, compianto Lenzi, che è cofirmatario dell'articolo che poi è uscito, appunto di sistematizzare il lavoro che Ferretti ha fatto per anni in maniera molto empirica, pur partendo da appunto delle intuizioni che sono veramente folgoranti. Tra l'altro esiste una documentazione vastissima che lui ha tenuto di scritti, su cui stiamo ancora, diciamo così, mettendo mano, e abbiamo cercato di darne una dignità scientifica, una traccia più che altro, pubblicando un articolo in cui si sostanzialmente caratterizzava, come vi farò vedere brevemente, il contenuto di questo mix di cui vi parlerò, e anche una breve descrizione dei casi più emblematici, casi che risalgono quasi tutti agli anni 60 e 70, che sono documentati a livello clinico. Poi la sua attività ha continuato appunto fino per tutta la sua vita, e di fatto, come poi vi dirò, io non è che sono il depositario o il continuatore, semplicemente presto la mia opera, che inizialmente era proprio solo di manovalanza, per aiutare la signora che è qui presente a preparare queste siringhe da utilizzare, perché come vedremo sono delle iniezioni sottocute, e poi vabbè, vi dirò anche il resto. Quindi partiamo dalla fine sostanzialmente, cioè dall'articolo che è stato pubblicato nel 2014, in cui di fatto si fa un po' una cronistoria di tutto quello che è stato fatto, si descrive alla luce delle conoscenze attuali qual era l'idea di partenza di Ferretti, si parla appunto di una terapia, una immunoterapia, perché lui fin da subito aveva intuito che il problema del cancro è un problema sostanzialmente legato al sistema immunitario, alle risposte immunitarie. E appunto in questo articolo facciamo anche riferimento appunto a questa attività che vi dicevo trentennale, che è partita da topi negli anni 60, poi il racconto che mi ha fatto suo figlio, anche lui presente qui, mi dice che a un certo punto lui, proprio sulla base delle proprie convinzioni e delle conoscenze che aveva maturato anche studiando, aveva deciso di passare con estremo coraggio e anche rischio a trattare direttamente le persone, i pazienti, con risultati appunto in molti casi sorprendenti. L'intuizione di Ferretti parte, siamo negli anni 60, dal concetto che il cobra venom factor ha un'analogia strutturale. Io vi parlerò appunto di un mix che parte dal veleno di cobra. Il veleno di cobra, che all'epoca era già stato studiato, individuato, e la struttura era già nota, ha un'analogia strutturale con una componente importantissima del sistema immunitario, chiamata citochina, poi del complemento di cui poi vi parlerò, vi darò qualche informazione più dettagliata. Questa appunto è la componente, ce ne sono diverse, questa è un'altra, chiamata siglata C3B, e questa è la struttura del cobra venom factor. I colori che vedete, questa è la struttura molecolare, si chiamano domini, sono blocchi, sono proteine ovviamente, sono blocchi, i domini si chiamano, sottodomini della proteina, e i colori identificano appunto questi domini, che hanno ognuno una funzione. In ambito molecolare struttura e funzione sono strettamente connesse, c'è questa impostazione di tipo platonica, per cui la forma è sostanza.
a livello molecolare, questo è verissimo, a un livello di profondità a volte anche veramente sconvolgente. Lui, partendo da questa semplice intuizione, ha cominciato a lavorare su questa cosa. Il complemento è chiamato ad oggi, quando appunto è stato, diciamo così, studiato nei dettagli più fini, come una sorta di direttore d'orchestra della risposta immunitaria. Questo concetto di orchestrazione, appunto come si vede dagli scritti preliminari di Ferretti, è fortemente presente. Che all'epoca in cui intuì Ferretti questa cosa, si sapeva che era stato isolato già ai primi del Novecento questa componente del complemento, però si sapeva che funzionava come stimolava il sistema, era la risposta immunitaria ad agenti infettivi, quindi batteri e virus. Non si sapeva minimamente che questo potesse essere anche un sistema che rispondesse alle cellule tumorali. Quello che oggi si sa è che è una struttura molto complessa, formata da circa una trentina di proteine, e l'attivazione in seguito a insulto, un'infezione appunto virale o batterica, o anche appunto, come si è poi scoperto successivamente, dalla presenza di cellule tumorali, innesca quella che si chiama una cascata, producendo delle proteine subili chiamate componenti, H3B è una di queste componenti, che appunto è alla base, questo si sa, della risposta immunitaria generale, ed è una sorta appunto di orchestrazione estremamente affascinante e complessa. Durante l'attivazione del complemento si ha tra l'altro fenomeni paralleli, come il reclutamento di cellule fagocitarie, tra cui gli linfociti B e T noti. Ovviamente non mi addentro sui meccanismi singoli molecolari estremamente complessi della cascata del complemento, però vorrei insistere sul concetto di orchestrazione. Di fatto quello che avviene in sintesi è una sorta di una serie di passaggi, qui indicati da tutti questi blocchi, in cui avvengono la formazione di macro complessi stimolati da un'offesa che può essere di tipo batterico, virale o appunto, come ora si sa, anche di cellule tumorali. Si formano degli aggregati, dopodiché questi aggregati vengono completamente degradati e quindi di fatto si distrugge, si degrada completamente l'agente infettante. L'insulto, l'attacco, come lo chiamava, l'attacco di guerra, come lo chiamavano i sospetti Ferretti. Ora uno può chiedersi, ma questa complessità, la complessità, io sono appunto biofisico e biochimico, spesso sottende a sistemi di riparazione molto fini. Se io tutto questo lo facessi avere in un solo passaggio, avrei un sistema difficilmente modulabile. Il segreto, e lo troviamo nelle stesse parole di Ferretti, la modulazione, è stato detto anche stamattina, una stimolazione abnorme di un sistema immunitario non è un percorso efficace, come invece la rimodulazione. Se un sistema estremamente modulato, tutti questi passaggi fatti da aggregazioni di macromolecole, che poi se ne stacca un pezzo, se ne attacca un altro, che ha lo scopo semplicemente di degradare la gente che attacca il sistema, è un sistema fatto di tanti passaggi, uno dei quali è modulabile, è un punto di regolazione. Quindi più ce n'è, più è regolabile, più modulabile. Quindi dà conto della complessità del fenomeno. La via alternativa, che è stata citata anche stamattina, della cascata appunto del complemento, è quella su cui Ferretti aveva puntato l'attenzione. Io non ne parlerò nel dettaglio, ma lui aveva individuato nel fattore B, che si forma all'inizio della cascata della via alternativa, come un punto cruciale. Il sistema di complemento scorre rapidamente. Quindi le proteine attivate al complemento sono in grado di distruggere le cellule tumorali. Lui questo non lo sapeva, si sa ora. Le cellule tumorali hanno meccanismi di autoprotezione contro il sistema del complemento, lo vedremo più avanti un po' più in dettaglio, e si sa che le cellule tumorali rilasciano degli inibitori che interferiscono con l'attivazione della cascata del complemento, cioè distruggono, disturbano il direttore d'orchestra. Ah, ok. Ecco, questo io metterò ogni tanto delle diapositive che sono quelle che aveva scritto Ferretti. Non l'ho detto, penso che sia evidente che quello che ci accompagnerà questa figura, che ci accompagna per tutto il percorso, è il dottor Ferretti. Dell'esistenza di una difesa naturale delle neoplasie, questo concetto allora era un concetto inesistente, quindi lui aveva intuito che il sistema immunitario è in grado di difendersi normalmente dalle cellule tumorali, che noi produciamo in continuazione. Grazie. No, sono andato in giro. Ah no, ok.
appunto quello che ora si sa è che gli inibitori di complemento che sono stati identificati in tantissime tipologie di tumori nelle cellule di diverse tipologie di tumori, e studi recenti hanno mostrato che le cellule tumorali hanno elevate quantità di proteine che sono appunto gli inibitori del complemento. Lui non lo sapeva, l'aveva intuito, adesso questo si sa. Questo è un articolo dei tanti, datato 2000, dove sostanzialmente un modello animale dice esattamente questo. L'ipotesi di Ferretti, quindi, è che le cellule tumorali producessero una molecola che interagisse col sistema del complemento, disturbandone, inibendo una normale funzione, quindi disturbando la sua attività orchestratrice. Lui poi dà un nome a questa molecola, che non è mai stata identificata per la verità. Un nome si tratta da un acronimo di questa relatively unmodulated human C3B-like, dove appunto C3B è appunto la componente del complemento, quindi simile a C3, quindi una molecola che deve avere analogie funzionali, strutturali al C3, e che produce una disregolazione, una immodulazione, come la chiama lui. Quindi l'idea di base era di stimolare la produzione di anticorpi contro gli inibitori del sistema di complemento prodotti dalle cellule tumorali, sfruttando, come diciamo in partenza, l'analogia strutturale e quindi funzionale tra il fattore del complemento 3 e il cobra venom factor. Grazie, Verus. Quindi lui ha ipotizzato che incubando il veleno con il siero dello stesso serpente che lo inattiva, si producessero dei frammenti, e questo è quello che poi noi andremo a caratterizzare con l'analisi elettroforetica, che avessero un'attività inibitrice nei confronti di questa ipotizzata molecola. E quindi iniettando questo mix nei pazienti affetti si avrebbe stimolato la produzione di anticorpi che, interagendo con il complemento 3, avrebbero stimolato la via alternativa del complemento e inibito l'azione di questa molecola killer, come lui la chiama, di fatto risvegliando, riportando a una modulazione corretta, a un'orchestrazione corretta dell'attività della risposta immunitaria del paziente. Qui queste sono sempre diapositive tratte dalle varie sezioni, una ventina o anche più, di Ferretti, dove lui dice proprio questo, no? Lui ipotizza la presenza di questa molecola, questa proteina che è sintetizzata, vediamo quella successiva, lo dice qua a sinistra, dice questa proteina perché è sintetizzata nel cellule tumorale, dice, ma il concetto di oncogene ancora non c'era, di fatto lui lo descrive qua, dice probabilmente prodotta a livello embrionale perché serve come fattore di crescita, dopodiché nel soma adulto non dovrebbe essere più espressa, andando avanti viene espressa e questo crea dei problemi. Di fatto, se andiamo avanti, questo coincide, avanti ancora, questo sempre, con il concetto di oncogene oncosoppressore, che adesso è noto, no? Cioè il cancro malattia genetica, insomma, questa è la definizione proprio, il più il numero ristretto di geni, oncogeni oncosoppressori, e il cancro si può sviluppare o per una mancata modulazione o una, degli oncogeni, quindi si ha una funzione incontrollata, oppure perché gli oncosoppressori non sono in grado di inibire l'espressione di questo gene che deve avvenire solo nelle fasi embrionali e non nelle fasi adulte. Quindi lo sviluppo della cellula neoplastica può avvenire o per alterazione dell'espressione degli oncogeni, dei geni attivi, che dovrebbero essere attivi solo nella fase embrionale, oppure perché gli oncosoppressori non riescono a inibirli. È ovviamente una situazione abbastanza complessa. Un altro concetto ora noto, che c'era già in uso nei suoi scritti, è la cosiddetta tollerogenicità, cioè la natura tollerogenica delle cellule tumorali, ovvero la capacità delle cellule tumorali di sfuggire al controllo del sistema immunitario. Qui adesso passerò in rassegna una serie di articoli degli ultimi anni, questo è del 2011, che documentano di come la ricerca della medicina ufficiale sia estremamente attiva nel cercare lo sviluppo, la via dell'immunoterapia, lo sviluppo di vaccini. Sviluppo letteralmente nuove terapie basate sulla conoscenza sofisticata delle cellule immunosoppressive, fattori solubili e pathways, eccetera, eccetera,
per distruggere, rompere la tolleranza e riattivare l'immunità antitumorale per indurre appunto una risposta duratura. Quindi questo è il concetto appunto di tollerogenicità. Esistono delle review, queste del 2011, che documentano l'ipotizzato schema di azione di vaccini di anticorpi monoclonali che appunto vanno a riattivare la cascata del complemento, avanti ancora, e esistono già nel trial sperimentale su animali, per la verità, diversi tipi di vaccini che utilizzano proteine, peptidi, che sono proteine più piccole, virus, batteri o cellule geneticamente modificate come vettori per una terapia immunostimolatrice. Avanti ancora, questo è un altro articolo del 2010 che documenta ancora questa cosa. Avanti ancora, addirittura si utilizzano anche cellule dendritiche modificate che incorporano vettori che vanno a stimolare appunto il sistema immunitario. Questo è un altro esempio. Avanti ancora, ecco, fino ad arrivare, come dice qui, a ipotizzare una terapia preventiva in quei pazienti che mostrano già i primi segni di cancro, ma che possono beneficiare di una terapia, di una immunostimolazione che consenta a riattivare la risposta immunitaria normale nei confronti delle cellule modificate. Questo possiamo saltare, semplicemente è un esempio. Addirittura anche il DNA, qualcuno stamattina ha fatto la domanda cosa si fa sulla terapia con DNA, vaccini che incorporano frammenti di DNA con lo scopo ovviamente di andare eventualmente, in questo caso non agire a livello proprio immunitario ma sugli oncogeni, ma andiamo avanti ancora. Ecco, volevo far presente che l'immunoterapia, al di là di queste sperimentazioni, diciamo così, di laboratorio, è un approccio che la medicina ufficiale di fatto utilizza già. Il cancro alla vescica, non so da quanti anni, ma lo so anche per esperienza diretta perché il mio suocero l'ha fatta per diverso tempo, ultimamente utilizza appunto lo stesso bacillo che si utilizza per la vaccinazione contro la tubercolosi nel trattamento intravescicale, mi risulta con un discreto successo, ed è una terapia tipicamente immunitaria. Tra l'altro, questo di 2 anni fa, del 2014, è uscito un articolo di questo gruppo americano che documenta in uomo la remissione di un cancro alla vescica. Qui non si vede bene dall'immagine, comunque a sinistra è la partenza dopo 8 cicli, c'è la scomparsa della massa, se andiamo avanti, e si utilizza un anticorpo monoclonale che di fatto, state bene a sentire il meccanismo spiegato, è esattamente parallelo a quella che avevo utilizzato Ferretti. L'anticorpo monoclonale siglato in quel modo è stato creato per bloccare una proteina che aiuta le cellule cancerose a eludere la sorveglianza del sistema immunitario ed è spesso presente nei malati di cancro vescicale. Cioè, il modello è quello: le cellule tumorali producono sostanze, molecole che vanno a eludere la sorveglianza, che consentono di far eludere la sorveglianza orchestrata dal sistema immunitario, di cui il CP3 è una componente, ovviamente non l'unica. Quindi il mix, di cui poi dopo vedremo per sommi capi come siamo riusciti a caratterizzarlo, prevede l'utilizzo del siero, Ferretti usava questo tipo di serpente, che è appunto la cobra, il serpente dagli occhiali, filtrato a diversi pesi molecolari. Il Dalton è una misura, per chi non è avvezzo a queste cose, del peso delle molecole. Sono dei filtri molecolari che filtrano le molecole che sono più grosse, non passano, e le altre passano, o 10 o 50. Si fa un'incubazione con il cobra viral factor, si concentra tramite centrifugazione, si filtra nuovamente, dopodiché si ha il grezzo, che sono circa 7-8 ml, dopodiché si fa una preparazione finale da somministrare con siringhe per iniezioni sottocutanee. La preparazione finale è, secondo appunto la ricetta di Ferretti, non mi sono inventato niente, io ho eseguito quello che lui scriveva, è questa, dove al grezzo si aggiungono un veicolante, che è l'idrossido di alluminio, secondo una certa percentuale, e la tirosina,
poi vedremo tra un attimo anche cosa la tirosina è singolare, perché la tirosina è un aminoacido non essenziale, e da questa quantità si preparano con quei 7-8 ml di partenza una ventina di dosi da 0,5 ml da iniettare sotto cute. Dicevo, questa cosa di tirosina è un'altra cosa sorprendente, perché questo è un articolo del 2015 che dice la tirosina è un promettente adiuvante dei vaccini contro il cancro. Lui questa cosa qua l'aveva pensata, questo non sono assolutamente riuscito a capire come già molti anni fa, e anche per questo c'è un'evidenza. Quindi l'efficacia è il mix del siero incubato col veleno, la tirosina è un adiuvante. Ecco, questo è tratto dal lavoro, è un'analisi elettroforetica che fa migrare, si deposita una goccia del contenuto, lo si sottopone a una corrente e il contenuto comincia a scorrere per effetto di questa corrente indotta, e se ci sono diverse componenti a diverso peso molecolare viaggeranno a una diversa distanza, quindi le macchie rappresentano componenti del nostro mix. Questa qua di sinistra è un riferimento perché individua i pesi molecolari di sostanze note, e qui ci sono le due preparazioni in cui si mostra con le freccette quelle che sono di origine provenienti o dal siero o dal CUF, quindi quelle non siglate da ferro vuol dire che sono prodotti nuovi, quindi questo dimostra che io ho una composizione in cui si sono create, mettendo insieme il siero e il veleno, delle nuove molecole. E quindi l'ipotesi di partenza di ferretti che ci potessero essere degli addotti, che potessero avere un effetto a peso molecolare simile al CUF, che a sua volta è strutturalmente simile al CD3, è da un punto di vista qualitativo confermata, che l'ipotesi è coerente con le caratteristiche del contenuto proteico di questo mix. Poi sono state fatte anche delle prove di crioconservazione, perché poi dopo ci sono delle domande magari rispondo, attualmente il materiale grezzo è crioconservato per vedere se è stabile nel tempo la crioconservazione. Queste due strisciate, come si chiamano in gergo, mostrano che prima della crioconservazione, dopo tre crioconservazioni, il profilo è identico. Quindi vuol dire che non si degrada, si può conservare ab aeternum, diciamo così. Dopodiché si inietta sotto cute. I pazienti che hanno seguito la terapia all'inizio mi si disse che lo faceva lo stesso ferretto, poi dopo, quando noi eravamo in grado, si chiede ai pazienti di farselo fare. Andiamo avanti. Generalmente ci sono delle papille che si formano dove si inietta, il suggerimento di Ferretti era di iniettarlo in diversi punti del corpo in modo da stimolarlo a livello più sistemico con una risposta immunitaria. Ecco, qui sto andando abbastanza veloce, credo, no? Sì. Ecco, qui prima di iniziare faccio vedere due casi che sono quelli documentati nelle tante sezioni di ferretti, sono quelle risalenti agli anni 60. C'è un linguaggio, appunto, come dicevo, un po' immaginifico, il mistero eziopatogenetico, non si conosce la causa. Individuo un paziente che lui si chiama AB, affetto da cancro spinocellulare, e lui intuisce che quello può essere un banco di prova per misurare l'efficacia della sua terapia. Vedete qui? Sì. Immodulazione reversibile, immodulazione irreversibile. Lui dice, se il decorso della malattia mi lasciato andare così, c'è un'immodulazione irreversibile, questo porta appunto a una prognosi nefasta. Se io faccio in modo di riorchestrare il sistema immunitario rendendo reversibile questa immodulazione, posso avere una speranza di guarigione. Il paziente, ecco, cita nuovamente la molecola killer da lui siglata, e lui sceglie questo tipo di patologia, questo paziente, perché c'è appunto una iperfibrinolisi, come a testimonianza appunto di una immodulazione fisiopatologica. Il paziente è questo qui, la data è lassù, e lui individua le caratteristiche di questo tipo di tumore, le immagini sono abbastanza forti, era un paziente già in età avanzata, bordi irregolari, questo un attimo indietro, bordi regolari, dimensioni regolari, presenza di esudato, eccetera eccetera. Andiamo avanti, dopo questa è la stessa all'inizio della terapia,
dopo 60 giorni si vede se rimane positiva, queste sono le sue parole, la fibrosi modulata è in forte decrescita, si sta regolarizzando la coagulazione, i bordi ferita neoplastica si stanno asciugando, dopo 90 giorni c'è un ulteriore processo di cicatrizzazione di i bordi della ferita sono asciutti, non c'è più esudazione, sono meno frastagliati, più regolari. Questo paziente, poi non esistono altre foto, non si è mai richiusa completamente, mi risulta, però il paziente è vissuto altri 6 anni e poi è morto e il dolore gli era quasi scomparso, era sospeso la terapia antidolorifica, così è descritto, è morto 6 anni dopo, dopo aver si è rotto il femore in seguito alle complicanze avanzata della questa frattura femorale. Un altro caso di cui esistono le foto è quest'altro dove c'è un vasalioma, dove anche qui c'è appunto un'attività iperfibrolitica avanzata. All'inizio del trattamento, un caso del 69, si vede appunto il segno del vasalioma, dopo 60 giorni c'è già un segno di regressione e una parziale rivitalizzazione, dopo 90 giorni, qua adesso si vede malissimo, comunque di fatto c'è la completa cicatrizzazione della ferita. Eccola qui, sì, ma questa si vede meglio. Dopo 120 giorni c'è la totale cicatrizzazione e rivitalizzazione dei bordi. Questi sono i due casi di cui ho trovato nella documentazione di Ferretta con fotografie. In realtà nel lavoro stesso ne sono descritti altri, se andiamo avanti. Questa è un'altra diapositiva dove sostanzialmente lui dice che di fatto con questo approccio, con questo tipo di terapia, lui dice che ha mostrato di poter agire sul sistema immunitario perché riusciva a modulare questa iperfibrinolisi. Andiamo avanti, ecco. Questi gli altri casi che io ho trovato documentati, ecco, io ho una terminologia che stamattina è stato giustamente detto non è corretta, la guarigione completa non c'è, però di fatto nella storia clinica di questi pazienti dicono che hanno ripreso la vita normale e al momento della scrittura dell'articolo, anche se sono casi già di una decina di anni fa, erano ancora in perfetta salute. Un tipo sarcoma, un carcinoma papillare, un sarcoma di Ewing's, e due casi di linfoma di Hodgkin's, e poi c'è un glioblastoma in cui non c'è stata una guarigione completa, cioè l'esito clinico non era negativo, ma una cronicizzazione e al momento della scrittura dell'articolo la persona era ancora viva. Vorrei concludere, io sono andato veloce anche perché io purtroppo non posso trattenermi fino alla fine, quindi se poi ci sono domande di qualsiasi tipo c'è spazio, torno un attimo indietro, scusa. Volevo concludere dicendo che poco dopo che l'articolo è uscito, io sono stato contattato via mail da una signora americana che era stata colpita dall'articolo e che racconta qui la sua storia. Era stata diagnosticata un cancro all'utero, per cui doveva sottoporsi a esterectomia totale, e era già calendarizzata. 2 settimane prima dell'intervento, lei è un'attiva americana, viveva un po' nell'outback fuori, è stata morsicata da un serpente sonante, da un crotalo. Questa donna disse che, chiaramente, dopo che è stata personale, insomma, uno dei serpenti più velenosi, viveva lontano, suo marito, che tra l'altro dice era un ex pilota della NextCar, quelli che fanno i giri, l'ha portata al primo ospedale vicino, che era già in fin di vita, gli hanno fatto la terapia sierica, appunto il vaccino sierico, è stata in coma una settimana perché l'ha portata proprio un po' tardi, diciamo così, però si è ripresa, aveva una quarantina d'anni, si è ripresa e prima di poi andarsi a sottoporsi all'isterectomia, il suo medico ha detto beh, facciamo una batteria d'esame per vedere qual è la tua condizione generale prima di sottoporre un intervento di questo tipo, e in questi esami è emerso che lei era completamente guarita, tant'è che poi dice ho avuto un figlio, quindi ha fatto l'isterectomia ovviamente, ho avuto una figlia e finisce con magico, no? E dice quindi quando io da nativa americana credo tutta una serie di cose, quindi sono molto sicuro di queste cose, quando ho visto questo articolo sono diciamo così, rimasta folgorata, e lei in realtà mi scriveva perché diceva, siccome io sono guarita, sono a posto, ma c'è una mia amica adesso che c'è dentro e deve avere l'isterectomia, chiaramente non le posso consigliare di andarsi a far fungere un serpente e poi andare in fin di vita e salvarsi, quindi vorrei sapere se posso accedere a questa terapia. Purtroppo la risposta è stata negativa, per motivi poi che si sente un po' di dibattito
vi dirò. Concludo citando questi due aforismi di Einstein tra i tanti che ha scritto, perché mi sembrano assolutamente adeguati al percorso, alla storia molto singolare che mi ha, come dicevo, accidentalmente coinvolto, di cui così ho lambito il percorso, e la mia disponibilità nei confronti della famiglia della Fondazione Ferretti di dare tutto il contributo nell'ambito delle mie competenze per fare in modo che il lavoro del dottor Ferretti, del babbo di Stefano, abbia un seguito. Ovviamente vi ringrazio. Io ringrazio Stefano, e in considerazione del fatto che lui dovrà andare via prima della chiusura, oppure prima della discussione col pubblico, se qualcuno ha qualche domanda da fare, vi direi di approfittare adesso. Dove è accessibile questa cura? In Italia e in special modo a Bologna? Posso parlare veramente? Chiedo. Allora, attualmente la cura è accessibile in questo modo. Io vado a casa della signora Ferretti a preparare le siringhe, perché il mix viene già da una ditta qua di Bologna, non cito per non fare pubblicità, tanto per importanza. Sì, Laxo. E fornisce il grezzo, là si è fatto il protocollo per fare, ho dovuto anch'io, insomma, c'erano un po' di problemi, secondo le indicazioni di Ferretti, arriva a casa, vengono preparate queste siringhe e vengono date gratuitamente. Chiaramente, visto il fatto che è una terapia, diciamo così, non ufficiale, l'attenzione della famiglia, giustamente, è che le persone siano informate, poi si danno una serie di indicazioni e che si assumino loro. Non mi risulta che abbiano mai fatto scrivere niente a nessuno, se c'è un rapporto fiduciario reciproco. E la fondazione ultimamente, siccome poi la fondazione questi mix li compra dalla ditta farmaceutica, quindi chiede così a livello di volontariato un'offerta che a volte viene, a volte no, insomma, questo è attualmente. Poi lo dico, visto che siamo qua, io sono qui perché mi ha contattato Eros, non ci conoscevamo prima, Eros è interessato a questo tipo di approccio e vorrebbe dargli sostanzialmente un seguito, valutando la possibilità di inserirlo come terapia di supporto, perché poi molti di questi pazienti, anche nel tempo che vi avevo descritto, sono pazienti spesso abbandonati al medicina ufficiale, che vengono in ultima istanza. Devo dire tra l'altro che uno degli aspetti che risulta anche dalla documentazione di Ferretti, dai racconti personali, uno della mamma di una delle ultime che si è servita a terapia, è che nella peggiore delle ipotesi comunque il segno evidente è un miglioramento della qualità della vita e l'affievolimento notevole del dolore, e quindi l'accompagno in ogni caso lo si può fare addirittura senza usare la morfina, come in diversi casi è successo, non che sia deleterio usare la morfina, però per dire qual è l'effetto di questo tipo di terapia. Però per adesso è tutto, è d'amore e grazie, come si suol dire. Sì, io quello che vorrei è che non si scatenasse il discorso della panacea, eccetera. Questo è fuori discussione, quindi non pensiate adesso di aver trovato. Credo che sia una risorsa estremamente importante da valutare, da considerare, da approfondire. Quindi perché ho deciso con la Marcella nell'organizzazione di questo convegno di inserire anche questo tipo di intervento? Perché come è successo a Giuseppe Zora, in quella che è la sua storia, trovo molte similitudini rispetto a questo protocollo, e come tutte quelle persone che poi di fatto nel loro privato zitti zitti hanno continuato a lavorare cercando di aiutare le persone e rischiando loro in prima persona. Quindi io credo che questo sia uno spunto, un altro seme che noi vogliamo mettere perché possa trovare possibilmente una possibilità di sviluppo interessante. Quindi ringrazio molto Stefano Iotti, e c'è qualche altra domanda? Se c'è, dica. Sulla vipera avete fatto degli studi? Com'è? Sulla vipera italiana avete fatto degli studi? Lo so che esistono degli studi,
Tra l'altro l'esempio finale che ho portato, adesso ripeto, Ferretti si era focalizzato per motivi che non so bene neanche io, su il CVF, sulla base di questa analogia funzionale strutturale con il sistema, con la componente C3B del complemento. Però l'esempio finale che ho portato non è il cobra meno fatto, è un crotalo che è di un'altra specie, un'altra famiglia, e quindi il suo veleno è diversissimo, la componente molecolare dal CVF. Quindi il concetto evidentemente qual è, come diceva giustamente Eros, non esiste il rimedio unico, esiste un approccio, e questo qua ne è un esempio, che è immunoterapico, e quindi se è in grado di rimodulare la risposta immunitaria naturale, nelle scritte di Ferretti dice, se il tumore è sempre esistito, se non si fosse sviluppato un sistema naturale di difesa, moriremmo tutti di tumore, e non è così. Quindi è evidente che c'è già un sistema innato, che per determinati motivi, in alcune situazioni, facilecca, si inceppa un attimo. Quindi l'approccio immunostimolante, immunomodulatore, che è ancora meglio, come giustamente diceva Zora stamattina, è evidentemente un approccio molto promettente, che ha già avuto molti risultati, su cui c'è tantissimo da fare, ma ripeto, vi ho fatto qualche esempio rapido, ma la medicina ufficiale da tempo ci sta lavorando, no? Ci sono già molti trial, quindi sul caso specifico della vipera non so nulla, ma sicuramente potrebbe essere un'altra molecola interessante da studiare, insomma. Non so nello specifico però se è stato fatto qualcosa. Bene, allora, grazie.